Mattinata importante, come dicevamo poc'anzi, tanta emozione per un polo scolastico che accoglierà tantissimi studenti e darà la dignità della cultura in questo territorio. Sì, una cosa importante, un traguardo insomma, atteso da tantissimo tempo. Come ho detto, questa è la consegna dei lavori, rappresenta la partenza, l'inizio, ma per un amministratore rappresenta la conclusione di un iter che è quello difficilissimo. Questo progetto è nato nel 2015 quando insomma, dall'esigenza di dotare le nostre scuole di strutture e di locali idonei abbiamo immaginato e abbiamo progettato questo intervento. Dal 2015 a oggi sono 5 anni insomma, di trafila autorizzativa, conferenze di servizi, variante urbanistica, finanziamenti, gara, insomma tutta una fase lunghissima che insomma, è durata 5 anni, quindi oggi possiamo dire che la parte, perché quella che spaventa di più non è costruire l'opera, perché oggi le tecnologie, le imprese, i tecnici faranno sicuramente un lavoro eccellente e anche in tempi brevi, ma quello che spaventa è la parte burocratica che possiamo dire di aver messo alle spalle. Poi è significativo il fatto di dopo questi 2 mesi di brutti che abbiamo avuti, che oramai ci mettiamo alle spalle, ripartire da un'opera pubblica che guarda i bambini, che guarda il futuro, costruire, qui sarà una scuola dell'infanzia, primaria di primo, secondo grado, sono circa 450 alunni che troveranno spazio in questa scuola, c'è un'area sportiva molto importante perché è un palazzetto dello sport, quindi un progetto ambizioso che sono molto molto contento, orgoglioso di aver avviato, di aver consegnato per i lavori questa mattina. Poi abbiamo voluto anche accomunare, collegare questa opera, questa scuola alla memoria, al nome di una persona, insomma di un nostro concittadino scomparso, il già sindaco Raffaele Tortora, che è un'azione condivisa, insomma che è una cosa condivisa da tutta l'amministrazione, ma credo da tutta la comunità, insomma che trova la condivisione. E quindi questo credo oggi veramente di poter dire una bella giornata, una giornata che insomma ci riempie d'orgoglio, di soddisfazione, ma credo che soprattutto insomma sia importante per tutta la comunità di Castellabate. Sindaco, leggo alle spalle sul cartellone dei lavori che ci vorranno 450 giorni per la durata sommariamente dei lavori. Ci auguriamo che possa avvenire anche prima? Assolutamente, questi sono quelli da contratto, 450 giorni, noi saremo alle calcagne, saremo qui presenti perché questo lavoro vogliamo che si concluda nei tempi previsti e se possibile con un po' di anticipo, perché dobbiamo dare una nuova scuola a questi ragazzi. E molti mi hanno detto di averlo visto essere coraggioso nel difendere i suoi ideali e la sua amata Castellabate, come in quella maledetta notte del 20 settembre di 20 anni fa. Già. Perché a settembre saranno 20 anni, 20 anni che Raffaele Tortora non è più. Alla notizia dell'intitolazione i miei amici mi hanno chiesto se fossi contenta. Bella domanda. Quello che penso di poter dire a nome mio e di tutta la famiglia è di sentirci grati nei confronti dell'amministrazione Spinelli per questa scelta, che arriva dopo 20 anni, della serie meglio tardi che mai, ma forse in un'occasione giusta. Un polo scolastico è un'infrastruttura che credo possa rappresentare una svolta importante nel percorso di crescita del comune di Castellabate, dal punto di vista strutturale ma soprattutto sociale. Una scuola ed un polo sportivi nuovi, grandi, funzionali, sono certa che concorreranno ad infondere fin da subito nei più piccoli un importante senso di orgoglio e di appartenenza verso il loro luogo natio. Saranno spazi importanti perché spazi dove insegnanti appassionati potranno continuare a svolgere la loro missione senza più preoccupazioni, formare i cittadini di domani, che non vuol dire solo riempire le giovani menti di nozioni, ma offrire loro degli esempi concreti di come si è uomini e donne onesti. E quindi sono grata, siamo grati all'amministrazione per il valore che questa intitolazione assumerà con il tempo, per la possibilità che oggi viene data alle future generazioni di alunni di Castellabate di chiedersi chi era Raffaele Tortora e alla storia di rispondere, uno splendido esempio di non comune coraggio ed elette virtù civiche, ma prima di tutto Lello, un uomo onesto.